Non ci resta che vedere se questi prototipi avranno successo. Mi chiamo Sam e sono della Intertech e oggi ti presento 6 mega fantastici prototipi di Hovercraft. Vorrei aggiungere che sul nostro canale troverai una lista immensa di video altrettanti molto interessanti. Hi, thanks for watching Intertech. La Volkswagen Aqua è stata progettata per una competizione. Il progetto per il prototipo di Aqua è stato presentato come una voce per la competizione giapponese, che chiede alle persone di progettare il miglior fuoristrada in Giappone. Zhang Yuan è uno studente di 21 anni che ha presentato il suo progetto. Il suo design ha raccolto rapidamente molta attenzione perché era unica. Combinava diversi tipi di tecnologia che non erano mai stati combinati prima. Cioè ha provocato un fuoristrada che potrebbe facilmente attraversare qualsiasi terreno. Il modello ha 2 eliche sul retro e 2 su ciascun lato. Aveva 0 emissioni e usa l'aria ad alta pressione sotto di esso per sollevarlo, sebbene non sia ancora stata trasformata in un prototipo funzionante. Il design parla del futuro dei viaggi fuoristrada poiché è sia realistico che pratico e utilizza la tecnologia moderna disponibile. Il Kitty Hoff Flyer ha preso il volo per la prima volta durante un volo di prova sul limpido lago in California. Ad aprile 2017 il prototipo è stato sostenuto finanziariamente dal famoso fondatore di Google ed è stato progettato da ingegneri aerospaziali. Facile da usare che non è richiesta alcuna licenza di pilota. Il flyer è ultra leggero e ha volato con successo per intervalli di 5 minuti. Il prototipo richiederà alcune modifiche per la sicurezza, ma i progettisti hanno assicurato che tali modifiche saranno apportate prima che il volantino entri nella produzione di massa. Bubba Watson e il suo bizzarro golf kart a volo. Il golf kart è stato costruito come parte di uno stratagemma di marketing per Oakley. Il concetto per il prototipo proveniva da specialisti di video virali. Costa $20,000 e si chiama BV. Il kart da golf si libra sopra l'acqua, trappole di sabbia e concessioni senza danneggiare nessuno di loro. Il prototipo non è mai stato concepito per la produzione di massa, anche se doveva solo apparire in un video di YouTube chiamato Hover di Bubba. Tuttavia, a causa della popolarità del prototipo, 100 di questi kart da golf saranno ora prodotti. Una volta completato questo prototipo ad un costo di $65,000, sarà la prima hover kart da golf al mondo. Hoversurf è stato sviluppato dalla compagnia russa. L'azienda famosa per i droni voleva combinare la tecnologia di un quad elicottero con una moto e produrre un prototipo perfettamente funzionante. Il monoposto vola per 30 minuti ad una velocità di 60 miglia all'ora. Ha un software personalizzato ed è alimentato elettricamente. Il software limita la gamma per garantire un volo sicuro. È stata inizialmente sviluppata per gli sport estremi. I preordini sono già stati venduti alla polizia di Dubai, ad un costo di $150,000 per un hover solo. Il connettore da nave a terra è un enorme hovercraft progettato per sostituire l'elemento della marina. La marina e l'esercito stanno diventando più grandi e più pesanti. Era necessario un nuovo hovercraft più forte per ospitare il trasporto delle attrezzature più grandi e pesanti. I sistemi Textron, marini e terrestri, sono gli appaltatori di questo prototipo di Behemoth ed è gestito dalla US Navy e dal US Marine Corps. Il prototipo è stato presentato il 10 aprile 2018 mentre svolgeva il suo primo volo. In effetti ha avuto un tale successo che nessuna vera modifica al prototipo è stata necessaria. Richiede 2 persone per volare e può viaggiare a 35 nodi. Verranno costruiti 73 connettori al prezzo di $4 miliardi,
che verranno utilizzati per il trasporto di veicoli corazzati tra varie navi e la costa. Katelyn Douro è un inventore canadese, proprietario di una società chiamata Omni Overboard One e ideatore del marchio. Il prototipo ha ottenuto consensi internazionali poiché attualmente detiene il Guinness World Record per il volo più lontano da hoverboard. L'Hoverboard One era un progetto fatto in casa e ci sono voluti 12 mesi per completarlo. È alimentato ad elica controllato con i piedi. Le persone erano così stupite da questo display che il marchio di un prototipo è stato definito un passo avanti. Douro sta attualmente lavorando ad una seconda versione del marchio One. Bene, per oggi è tutto. Grazie di aver guardato il video. Se ti è piaciuto, lascia un commento. Condividilo magari con i tuoi amici se lo hai trovato interessante. Ricorda di schiacciare sul campanellino in modo che sei sempre aggiornato alle nuove uscite. E a presto con un altro fantastico video.